Ciao a tutti, siamo al padiglione degli sport oggi e siamo in compagnia di Andrea, il responsabile di Pro Gaming del torneo di Gran Turismo. Oggi in particolare ci sono delle selezioni molto importanti perché si va a decretare l'ultimo slot per la finale di domani. Quindi Andrea, ti chiedo per favore di spiegarci nel dettaglio come funziona tutto quanto. Assolutamente sì, la giornata di oggi sarà dedicata a questi last chance qualifier, ossia l'ultima possibilità per decretare l'ultimo slot della finalissima che si svolgerà domani. La finalissima di domani raccoglierà i migliori piloti vengono sia da una fase online sia da alcune tappe live, ma in particolare oggi andiamo a decretare l'ultimo slot per la finale che si svolgerà domani con un montepremi fantastico in palio, perché abbiamo montepremi monetari e corsi di guida offerti da Mercedes. Ricordiamo che per iscriversi, requisiti di età, bisogna avere 18 anni e essere residenti in Italia. L'iscrizione è gratuita e siamo qui, aspettiamo chiunque voglia venire. Assolutamente, noi tra l'altro di GamePair abbiamo un nostro rappresentante che proverà a difendere i nostri colori e chi lo sa, magari portarsi a casa anche il mallo. Quindi Tommy, facciamo tutti il tipo per te, mi raccomando. Ci sono poi degli eventi susseguenti, chi vince parteciperà poi al resto della CD Cup, è un evento separato questo? Questo qui è un evento completamente separato che è nato sostanzialmente sulla piattaforma PlayStation Italia League, la piattaforma ufficiale torneistica PlayStation, che ha riguardato prima una fase online con delle cappe dedicate dove i ragazzi sono qualificati direttamente. Poi abbiamo avuto una tappa fisica live all'interno del Formula 1 Village, alla Darsena, che si svolta alcuni giorni fa, dove abbiamo decretato altri tre slot disponibili. E qui a Milano Gamesmith andiamo a definire gli ultimi due slot di questi 12 partecipanti. Uno l'abbiamo decretato con la giornata di ieri e oggi andremo a decretare l'ultimo slot. Quindi poi domani sarà un ultimo punto di quante persone? 12 finalisti. 12 finalisti. E avremo la possibilità inoltre non soltanto di assistere alla finale qui direttamente nel padiglione Sony Mercedes, ma verrà trasmessa nell'SL Arena all'interno del main stage e del palco principale. Quindi lo spettacolo sarà enorme e assicurato. Assolutamente, assolutamente. Prossimo evento in programma? Allora, questo qui è un evento che si conclude qui a Milano Games Week. Naturalmente abbiamo attirato talmente l'attenzione, le numeriche, il riscontro che abbiamo avuto a livello mediatico è stato talmente importante che sia Sony e Mercedes non precludono niente e sicuramente ci sarà un continuo dell'attività. Ancora di fine, stay tuned. Esatto. Rimanete connessi. Io invito tutti quanti a iscriversi e registrarsi comunque, perché la maglietta è molto figa che ve la regalano e quindi fatelo assolutamente. No, lei non è inclusa nel torneo, mi dispiace per tutti quanti. Buon lavoro, buona giornata. È stato un piacere. Grazie. Ciao a tutti.